trovato nelle acque antistanti le isole Tremiti il corpo di Brunella Chiù, la 56enne dispersa dall'alluvione dello scorso settembre. Al via il nuovo anno scolastico, il sindaco assicura agli studenti siate curiosi e costruite relazioni, mentre Ricci vivete questo anno con serietà e serenità. A Pesaro anche la visita del nuovo direttore dell'ufficio scolastico regionale, Donatella D'Amico, rimane alta l'attenzione sul coronavirus. Emozioni e progetti, ecco com'è andato il ritorno in classe. Cosa ti aspetti da quest'anno? Tante belle cose, un futuro sicuramente certo dopo diciamo, la fine di questo anno. Finestre chiuse e condizionatori spenti, questa notte verrà fatto un intervento di disinfestazione delle zanzare in alcune zone del Lido e della Sassonia. Ecco cosa fare prima e dopo il trattamento. Marche Storia arriva a Monte Maggiore di Colli al Metauro per raccontare la vita di due grandi personaggi, Winston Churchill e Asdrubale. A narrare le gesta, gli spostamenti e gli incontri segreti saranno i comici del San Costanzo Show. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli: a un anno dall'alluvione del 15 settembre 2022 che nelle Marche causò 13 vittime e miliardi di danni, è stato ritrovato nelle acque antistanti le isole Tremiti il corpo di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara in provincia di Ancona, l'unica dispersa. Questa mattina il gruppo Carabinieri Forestali dell'Aquila ha informato il presidente e il segretario generale della Regione Marche del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica, con il quale è stato comunicato il ritrovamento del cadavere della donna. Unitamente alla notifica è stata allegata copia degli accertamenti effettuati dai carabinieri RIS di Roma, con i quali è stata attestata la compatibilità nella comparazione del DNA. Il ritrovamento del corpo era avvenuto appunto alle Tremiti ed è attualmente sepolto al cimitero di Vieste in provincia di Foggia. A nome dell'intera comunità, ha detto il governatore Acquaroli, esprimo il ringraziamento e la riconoscenza ai militari e all'autorità giudiziaria per il lavoro che hanno condotto al ritrovamento di Brunella. La nostra gratitudine va alla prefettura di Ancona, a tutte le forze dell'ordine, alla protezione civile e alle altre istituzioni che si sono prodigate sin dai primi momenti nelle attività di ricerca. Passiamo all'avvio dell'anno scolastico. Questa mattina è suonata la prima campanella per migliaia di studenti che sono tornati sui banchi di scuola. Per vedere com'è andata siamo in collegamento con Marco Lonigro, che questa mattina ha incontrato anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Marco, buonasera a te. Sì, buonasera Simona. Questa mattina quasi 200.000 studenti marchigiani sono tornati sui banchi di scuola per l'inizio del nuovo anno scolastico. Ai vertici dell'istituzione marchigiana da quest'estate c'è Donatella D'Amico, che è appunto il nuovo direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche. D'Amico questa mattina ha fatto tappa alla sede di Pesaro Studi, dove ha incontrato docenti e studenti. Tante le novità per l'anno scolastico 2023-2024 e resta però alta l'allerta per quanto riguarda il Covid. Allora vediamo il servizio completo. Per gli studenti marchigiani si è aperto oggi l'anno scolastico 2023-2024. Per l'occasione il nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D'Amico, ha fatto visita alla sede di Pesaro Studi in Viale Trieste. Tante le novità per il nuovo anno scolastico, sullo sfondo però c'è sempre il Covid che obbliga docenti e dirigenti scolastici a tenere alta la guardia. Ripartiamo in modo molto sereno, anche se il Covid non si è mai spento del tutto, sta tornando alla carica, ovviamente adesso siamo parlando nell'ottica dell'autunno, accompagnata dall'influenza. Quindi accanto a questo noi insomma siamo forse più sicuri, proprio perché abbiamo sperimentato, abbiamo trovato tante soluzioni e poi insomma abbiamo le nostre scuole, i nostri docenti che sapranno accompagnare questi ragazzi in questo nuovo percorso e, perché no, ricordiamoci sempre i dirigenti che riescono a condurre, a volte a fare insieme alle loro scuole l'impossibile. Questa è una cosa importante e va sempre ricordata.
Tra le novità per il nuovo anno scolastico c'è il voto in condotta che per le scuole superiori farà media con gli altri voti nell'assegnazione dei crediti. Chi avrà 6 in condotta verrà rimandato e dovrà sostenere un esame riparatorio a settembre. Per le scuole secondarie di primo grado invece farà media con la votazione delle singole discipline. L'altra novità è quella dei docenti tutor orientatori che dovranno aiutare i ragazzi dell'ultimo triennio delle scuole superiori a scegliere il percorso futuro. Il voto in condotta ha la sua grande importanza, perché il voto in condotta è rispetto delle regole. Rispetto delle regole significa rispetto dei valori. In un'ottica in cui la scuola sta cercando di recuperare un ruolo sociale, e qua ne abbiamo la testimonianza, io penso che sia stato veramente importante questo passaggio. Finalmente abbiamo una figura dedicata. Quando parliamo di orientamento, è un orientamento che ovviamente deve seguire il corso della vita, il ciclo della vita. Però ci sono dei momenti importanti, e questi momenti sono i momenti della scuola, e quindi questo docente orientatore che è stato formato durante il periodo primaverile estivo adesso si troverà di fronte al compito da svolgere. Sono insegnanti che già esistono nella scuola, cioè non sono aggiunte, quindi saranno docenti con una sensibilità in più verso proprio la costruzione insieme agli alunni di questo percorso di orientamento, che partendo dai più piccolini arriva fino alle scuole superiori, quindi con la scelta del percorso che può essere università oppure mondo del lavoro. Presente un maggior numero di personale scolastico in servizio e di docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola, ma secondo il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la sfida per superare il precariato non può dirsi ancora vinta. È una bella sfida quella del precariato. Quest'anno ci siamo portati avanti. Che cosa voglio dire? Tutte le operazioni che in genere venivano fatte con lentezza, e ovviamente proprio perché erano molto complesse durante l'estate, sono state anticipate. Quindi sto parlando non solo delle mobilità, ma le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni, e dopo di questo è partito tutto il lavoro per le supplenze. Quest'anno, come gli ultimi anni, c'era quello che definiamo l'algoritmo, diciamo era un po' più controllato, abbiamo avuto meno problemi, e quindi ci auguriamo di avere tutti gli insegnanti prima di tutto in cattedra in questa prima giornata. C'è sempre la percentuale, che secondo me è impossibile non averla, di supplenti, però abbiamo ridotto molto la percentuale dei supplenti, che insomma quest'anno riesce a seguire un po' l'andamento della scuola. Anche a Fano questa mattina sono partite le lezioni scolastiche in diversi plessi. All'Istituto Comprensivo Padalino il sindaco Seri e l'assessore Mascarin hanno portato il proprio saluto agli alunni, che sono stati accolti anche dalla dirigente Lucia Di Stefano. Allora vediamo le interviste curate da Filippo Pucci. 13 settembre, al via il primo giorno di scuola per gli studenti fanesi. Assessore Mascarin, come è iniziata questa giornata nella nostra città e quanti sono i ragazzi tornati tra i banchi di scuola? I servizi che stanno partendo sono servizi molto importanti, ma anche molto complessi e articolati. Oggi si riattivano 9 cucine per la produzione di 2.439 pasti, partono 11 scuolabus per il trasporto di quasi 500 studenti e tornano a scuola, considerando scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, quasi 5.200 studenti. Quindi si capisce bene che è una giornata importante per tutta la città e per migliaia di famiglie fanesi. Oggi siamo alla Padalino, ci sposteremo anche nelle altre scuole della nostra città insieme al sindaco per portare un saluto alle ragazze e ai ragazzi, alle bambine e ai bambini, perché l'anno scolastico 2023-2024 sarà un anno scolastico importante per loro, ma appunto anche per la città e chiaramente anche per il comune di Fano, che in queste settimane ha realizzato una serie importante di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e continuerà a farli nei mesi di ottobre e di novembre, perché l'investimento sul patrimonio edilizio della nostra città è comunque importante per il mondo della scuola. Parliamo di 47 edifici, la cui manutenzione ovviamente è un impegno e un dovere dell'ente locale. Insieme a questo, oggi appunto partono tanti diversi servizi e inizia un nuovo percorso, soprattutto per le ragazze e i ragazzi che oggi iniziano il primo giorno di scuola, che sia alla scuola dell'infanzia, alle elementari o alle medie.
Sindaco, al via l'anno scolastico 2023-2024, che cosa si sente di augurare agli studenti? Le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini, mi sento di dire che devono vivere con intensità, con passione, ma anche con leggerezza questo percorso. Un percorso che è straordinario ed è forse il percorso più importante della vita di ognuno di loro o di ognuno di noi, come lo è stato in passato, perché la scuola ci apre gli orizzonti, ci educa, ci dà quegli strumenti per conoscere, per saper scegliere anche in futuro i nostri percorsi. È un momento di formazione importante, probabilmente non si è mai consapevoli di quello che si vive nel momento, ma lo si scopre sempre a distanza di tempo. Però la scuola è veramente un cammino della nostra vita fondamentale. E allora in questo giorno l'augurio è a tutti, come dicevo, di viverlo con passione, con impegno, consapevoli che saranno delle fondamenta importanti per ognuno di loro. L'augurio a tutte le bambine e bambini, l'augurio a tutte le ragazze e i ragazzi e l'augurio anche alle insegnanti, a tutto il corpo docente, perché hanno una responsabilità, un lavoro importantissimo a cui va tutta la nostra stima, gratitudine e ovviamente il nostro augurio a tutti. E ora sentiamo le interviste che questa mattina Esther Muscò ha realizzato a studenti, genitori e docenti all'uscita dalla scuola. Come è andato oggi il primo giorno di scuola? Dai, è andata bene, oggi inizio il quinto oggi. Bocca al lupo! Grazie, viva il lupo. E dai, è stato tranquillo come primo giorno. Anche il tempo ci ha aiutato oggi, perché non c'è proprio questo sole da avere nostalgia dell'estate. Ma sì, dai. È iniziato l'anno, speriamo vada bene, non vedo l'ora di finire anche l'ultimo anno, visto che siamo in quinta. Come è andata oggi il primo giorno di scuola? Bene, me l'aspettavo peggio, dai, per fortuna solo 4 ore. Sei pronto per affrontare l'esame di stato di maturità? Oddio, speravo arrivasse più lontano possibile in questo momento, però è così, quindi dobbiamo accettarlo. Quali sono le tue aspettative? Boh, oggi hanno detto che sarebbe stato facile, il nostro prof di storia e filosofia, quindi in fido di lui. Cosa avete fatto di bello? Niente, abbiamo parlato un po' dell'estate, dei lavori che abbiamo fatto, abbiamo un po' ricominciato a guardare già per la maturità, un po' d'ansia, però niente, dai. Insomma, abbiamo già parlato, la maturità non eravamo molto pronti, insomma, questo un inizio veloce, diciamo, non ce lo aspettavamo. La vostra estate com'è stata? Bellissima, cioè proprio... Molto bella. Non vedo zaini, quindi non posso... No, perché volevamo iniziare appunto con calma e quindi abbiamo portato la borsa, perché così i prof già vedevano che non aveva lo zaino, quindi no, è tutta... Oggi è indimenticabile, veramente. No, dai, però... Cioè, ci penso, è una cosa a cui penso. L'esame di stato, ovviamente, no, per la maturità? No, quello non ci si pensa. Più tardi possibile si pensa a quello. Benissimo. Si vive al momento. Oggi molto bene, molto tranquillo, chiacchiere varie. C'è già tensione per l'esame di maturità? Sì, il primo argomento di tutto l'anno. Cioè, proprio solo quello. Oggi però la giornata ci ha accompagnato, non è proprio questa giornata di sole, quindi... No, meglio, se lo faceva troppo caldo a scuola, troppo caldo. Si aveva ancora nostalgia del costume. Eh sì, tanto. Cosa hai fatto di bello quest'estate? Qualche viaggio? Sì, a Firenze 2 giorni e poi ho lavorato. Felice di essere tornato tra i banchi di scuola e rivedere i tuoi compagni? Certo, sempre. Come il primo giorno di prima superiore. Cosa ti aspetti da quest'anno? Tante belle cose, un futuro sicuramente certo dopo diciamo, la fine di questo anno. Bene, quest'anno piuttosto ho dei nuovi propositi, soprattutto di viverlo serenamente, con il giusto livello di impegno, costanza nello studio e grande serenità e buoni propositi per il futuro. Quali sono stati gli argomenti di questa giornata? Abbiamo fatto italiano, abbiamo iniziato Leopardi e abbiamo fatto matematica. Cioè abbiamo visto un quesito delle prove d'esame dell'anno scorso e abbiamo iniziato a fare quelli, chiaramente gli argomenti di terza e quarta, perché quelli di quinta non sappiamo ancora farli. Quindi si è già parlato dell'esame di maturità? Sì, soprattutto il professore di matematica subito ci ha fatto vedere qual è tutto lo schema delle prove e i requisiti adatti che dobbiamo avere per comunque passarlo, comunque farlo bene. Come li ha trovati questi ragazzi? Quest'anno una nuova prima, quindi ogni volta che c'è una prima si ricomincia da capo ed è una bella sfida. No, le classi qui sono molto, diciamo,
sono preparati i ragazzi, una buona base di partenza per lavorare, si vede che qui elementari e medie fanno il loro lavoro, insomma. Primo giorno di scuola di Jacopo. Come l'ha vissuta questa mattina? Molto bene, dai, ero molto felice, contento, nuova esperienza, nuovi amici e nuova avventura. Ma primo giorno di scuola dei bambini, dei ragazzi, ma anche dei genitori, delle mamme? Sì, finalmente sì, non scherzo. Sì, dai, molto emozionante. La prima esperienza alle medie, dai, siamo contenti. Adesso vediamo se anche lui è della stessa opinione, insomma. E il primo giorno di scuola per i bambini, ma anche per i genitori? Anche per i genitori. Io la vivo un po' più tranquillamente. Magari mia moglie oggi era un pochino più emozionata. Sì. Ha mandato lei, però? Ha mandato me. No, lavora. Altrimenti sarebbe lì attaccata al cancello, insomma, sì. Una nuova esperienza quest'anno. Ricominciamo, si riparte. Speriamo con entusiasmo. Ce n'era, stamattina ce n'era da parte di tutti. Abbiamo visto che c'era tanto entusiasmo. I ragazzi, diciamo, si sono messi nell'ottica comunque di fare insieme un nuovo percorso e quindi sono maturati molto quest'estate, devo essere sincera. Io li ho visti, anche gli amici di mio figlio sono cresciuti e hanno un approccio, diciamo, molto positivo verso la scuola. Come era stamattina? Stamattina no, tranquillo, adesso vediamo cosa mi racconta, però dai, ci sta. Come l'ha vissuta questa prima mattinata mentre veniva a scuola? Si è alzato presto, si è alzato alle 6:15, era già in piedi, però tutto regolare, dai. Adesso vediamo, adesso sono venuto a posto appunto per prendere i primi giorni, poi dopo dovrà... A che ora ha suonato la campanella questa mattina? Stamattina mi pare che era alle 8:10 che ce l'ha portato mia moglie, però era alle 8:10, sì. Primo giorno di scuola di? Martina, mia figlia, prima media, sì. Com'è stato oggi? Emozionante. Un po', vediamo com'è andata la giornata, siamo tutti molto curiosi. Però era felice di arrivare a scuola stamattina? Sì, alti e bassi, sì, a volte sì, a volte no, vabbè, ci sta, dopo un'estate libertà al sole, al mare, ci sta. È un inizio di anno, spero positivo per lei, sembra contenta, sembra sorridente, pare di sì. E ovviamente che per noi finalmente un po' di sollievo dopo un'estate abbastanza lunga, e un po' di sollievo anche per noi perché giustamente andando a scuola abbiamo un po' più tempo libero. E invece questa mattina nella sede di Pesaro Studi in Viale Trieste era presente anche l'amministrazione comunale pesarese. Il sindaco Matteo Ricci si è soffermato in particolare sulle operazioni di restyling riguardanti i vari istituti scolastici della città. Oltre al primo cittadino ai nostri microfoni è intervenuta anche Camilla Murgia, assessore alla crescita del comune di Pesaro. Vediamo le interviste e poi la linea può tornare allo studio. Il primo giorno di scuola è sempre importante, ogni anno andiamo a salutare le scolaresche, gli insegnanti, i genitori. Quest'anno siamo a controllare i lavori fatti durante l'estate perché è stata un'estate molto complicata. E stiamo facendo due scuole nuove, tre scuole nuove, una scuola media alla Dante Alighieri, una scuola elementare a Santa Maria delle Fabbrecce e una scuola materna nuova a Soria, lo Scarabocchio, e questo ci ha comportato lo spostamento di diversi ragazzi e la ricerca di soluzioni alternative. Qui a Pesaro Studi c'è la scuola Dante Alighieri e c'è anche la Mascarucci, perché abbiamo avuto il problema anche della Mascarucci, in questo caso non perché si fa una scuola nuova, ma perché la scuola vecchia non era più adeguata. E quindi a Pesaro Studi c'è tutto il polo di Soria, Dante Alighieri, Mascarucci e Scarabocchio, l'asilo in questa zona, e quindi un bel centro, diciamo, come scuola d'emergenza al mare non è proprio male. Molto bene, avanti così, complimenti a tutti gli uffici che hanno fatto davvero un lavoro straordinario in quest'estate complicata. E per tutte loro e tutti loro auguro che questo inizio possa essere rappresentativo delle loro aspettative, dei loro sogni, che sia un anno di impegno ma anche di divertimento. Ho mandato a tutti gli studenti e tutte le studentesse, al mondo scuola della città, un augurio per questo inizio, di lavorare insieme, che è la caratteristica principale che ci contraddistingue come comunità educativa della città e del territorio. Creare gruppo in classe, creare gruppi con gli insegnanti è sicuramente l'arma vincente per superare ogni difficoltà, e anche la realizzazione di questi stabili provvisori ma bellissimi rappresentano un ottimo lavoro di squadra.
E ci spostiamo a Mondolfo, dove ieri pomeriggio sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione della scuola elementare Campus. L'intervento ha riguardato la ristrutturazione degli ambienti interni con una nuova pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti. Vediamo. Una struttura più bella e accogliente. Taglio del nastro martedì 12 settembre per la scuola elementare Campus di Marotta. L'inaugurazione si è svolta alla presenza dell'amministrazione comunale di Mondolfo, della dirigente, degli insegnanti e del personale scolastico dell'Istituto Comprensivo FA di Bruno, ma anche dei tecnici e delle imprese coinvolte. Il plesso è stato infatti oggetto, durante il periodo estivo, di un importante intervento di riqualificazione che ha riguardato la posa in opera di un linoleum di ultima generazione e la tinteggiatura delle pareti per un importo complessivo di circa 180.000 euro attraverso fondi del bilancio comunale. Abbiamo fatto in questi anni diversi interventi nelle scuole, soprattutto negli ultimi mesi. Ad esempio siamo intervenuti con i lavori di adeguamento sismico e la messa in sicurezza della scuola Mediafermi, l'abbiamo inaugurata sabato scorso. Oggi siamo qui ad inaugurare i lavori di riqualificazione della scuola primaria a Campus. All'interno dei 180.000 euro siamo riusciti a realizzare anche dei piccoli interventi e miglioramenti alla scuola dell'infanzia Campus. Ad esempio abbiamo rigenerato la recinzione esistente, abbiamo realizzato un impianto di illuminazione esterna con illuminazione a LED, abbiamo ripristinato alcune pavimentazioni e poi con un importante contributo della Regione Marche siamo riusciti nei mesi scorsi ad installare anche la ventilazione meccanica controllata all'interno delle scuole medie FA di Bruno di Marotta. E la nostra attenzione alle scuole del territorio prosegue, ha aggiunto il primo cittadino, che ha ricordato il progetto per il nuovo asilo nido. Verrà infatti demolita e ricostruita la struttura di 100 croci, rendendola più grande e a servizio di un maggior numero di famiglie. Intanto, ad esprimere soddisfazione per i lavori conclusi alla primaria, anche gli assessori ai lavori pubblici, Filomena Tiritiello, e alla scuola Alice Andreoni. Come si vede, insomma, ha avuto anche un restyling dal punto di vista dei colori, delle figure, delle forme geometriche, in modo tale da permettere anche agli studenti e al corpo docente e al personale che lavora in questo plesso di essere accolti in una struttura confortevole ma che dia anche stimolo. Inoltre abbiamo previsto anche, come si può vedere, dei lavori di tinteggiatura che poi riprendono le stesse forme geometriche della pavimentazione con gli stessi colori. Abbiamo cercato, insomma, di far sì che questa struttura avesse un nuovo volto. A questo plesso ci sono 10 classi, ci sono 5 classi a tempo, si dice, normale, che quindi svolgono le loro attività dal lunedì al sabato in orario mattutino, e poi ci sono 5 classi a tempo pieno, cioè che svolgono la loro attività dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali, quindi dalle 8 alle 16, e questo rende ancora più importante avere un ambiente piacevole in cui vivere l'intera giornata. Gli alunni sono all'incirca 200, e buon inizio dell'anno scolastico a tutti gli alunni di tutte le scuole. Colgo l'occasione, se posso, anche di augurare il buon anno scolastico a tutti gli studenti. E proprio in questa visione green voglio ricordare che l'amministrazione comunale anche quest'anno ha donato alle classi prime elementari la borraccia plastic free, proprio perché abbiamo questa visione di ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente. E rimaniamo a Mondolfo, dove questa mattina alle 10.38 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto a largo della costa di magnitudo 4 ad una profondità di 5,6 km. Il sisma è stato avvertito anche da molti cittadini e residenti a Fano. E adesso un'importante comunicazione è arrivata dal Comune di Fano, perché questa notte verrà effettuato un trattamento volto al contenimento della proliferazione della zanzara tigre nell'area individuata in questa planimetria, che comprende alcune zone del Lido e della Sassonia. Pertanto tutti coloro che risiedono, sono domiciliati o hanno un'attività commerciale o produttiva nelle vie che vedete elencate, dalle 2.30 alle 6.30 di giovedì 14 settembre devono attenersi ad alcune disposizioni. Infatti, prima
dell'inizio dei trattamenti, è necessario raccogliere frutta e verdure e proteggere le piante con reti di plastica, proteggere all'interno delle abitazioni ciotole, giochi per bambini o indumenti, rimuovere o coprire con tele in plastica panchine, sedie, tavolini e qualsiasi altro oggetto inamovibile presente all'esterno. Durante i trattamenti poi è vietato transitare o sostare nelle aree interessate, rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse. È necessario anche sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'aria e impianti di aria condizionata ad esclusione di quelli a ciclo interno e allontanare e proteggere gli animali domestici. Invece, dopo i trattamenti, bisognerà attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia prima del consumo. Utilizzare guanti lavabili o usa e getta per la pulizia di mobili, suppelletti, le giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti al trattamento e in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, bisogna lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone e, se del caso, rivolgersi al personale sanitario. L'ordinanza dispone che anche chi ha o utilizza aree o corti private deve svolgere interventi di disinfestazione. Sindaco Seri, se ci sei batti un colpo. Stefano Poligioni, delegato UDC per il comparto sicurezza, è intervenuto oggi con questa esclamazione riaccendendo i riflettori sulla nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Dopo tante promesse, ha detto Poligioni, che ha ricordato l'iter iniziato 6 anni fa, non si hanno notizie. La scorsa settimana, aggiunto, ho incontrato i rappresentanti del sindacato Conapo e nel colloquio con il segretario provinciale Luigi Di Sante è emersa l'ennesima speranza, quella che il comune di Fano dovrebbe pubblicare entro settembre ottobre 2023 un bando di gara per individuare una nuova ditta che finalmente possa dare il via alla realizzazione della struttura. Non è nascosta però la preoccupazione che anche questa volta ci sia qualcosa che non vada per il verso giusto, quindi, ha concluso Poligioni, chiediamo all'amministrazione comunale di dare una risposta pubblica, perché questo è un tema che, oltre ad interessare in modo diretto i nostri vigili del fuoco, interessa anche i cittadini fanesi. Cambiamo argomento. Confartigianato ha avviato un nuovo percorso formativo grazie alla collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e alcune realtà imprenditoriali del territorio. Vediamo allora di che cosa si tratta nel servizio di Stefania Schiaroli. Percorsi formativi in outdoor è il nuovo progetto di Confartigianato che vede protagonisti gli imprenditori e li accompagna a conoscere imprese che hanno interpretato il concetto di innovazione, applicandolo a processi produttivi, prodotti, organizzazione del lavoro. L'obiettivo è aiutare i nostri imprenditori ad acquisire nuove competenze visitando eccellenze del nostro territorio che stanno portando innovazione, stanno portando occupazione e quindi un incontro che permetta fuori dalle proprie aziende, dai locali tradizionali della formazione, di arricchire le proprie competenze. Obiettivi del nuovo percorso formativo: presentare delle best practices e mettere in contatto gli imprenditori attraverso il confronto diretto, favorendo la nascita di rapporti personali e professionali, accrescendo il trasferimento di competenze attraverso il confronto diretto con chi ha già fatto esperienza di un diverso modo di gestire la propria organizzazione aziendale. Lezioni tenute dai docenti dell'Università Politecnica delle Marche, dove si affronteranno temi attuali come il rischio di attacchi informatici alle banche dati. Verranno affrontati in particolare i temi del marketing, della sicurezza informatica e dell'innovazione digitale. Bisogna rivolgersi ai professionisti che possono studiare azienda per azienda quelle che sono le necessità e quelli che sono i rischi possibili, che non sono uguali appunto per tutte le aziende, però per mettere in sicurezza quelli che possono essere gli attacchi che possono venire appunto alla banca dati dell'azienda. Le persone si rendono conto sempre di più, ormai tutti si stanno rendendo conto di questo rischio, e per questo a noi ci è arrivata proprio come Confartigianato la richiesta di istituire un percorso di formazione e di informazione da questo punto di vista, perché c'è bisogno appunto di sapere cosa si può fare. L'Associazione Arte e Musica e la Fondazione Carifano, con il patrocinio del Comune e della Regione, hanno organizzato la terza edizione del concorso internazionale di clarinetto Città di Fano. L'evento, ad ingresso libero, si svolgerà nella Pinacoteca San Domenico dal 15 al 17 settembre. Gli 8 clarinettisti selezionati per le fasi finali della competizione si esibiranno venerdì e sabato, mentre domenica alle ore 17 si terrà la proclamazione di vincitore e il concerto dei primi 3 classificati. Il presidente di giuria sarà il maestro Sauro Nicoletti.
Da venerdì a domenica Marche Storie farà tappa a Monte Maggiore di Colli al Metauro per raccontare le storie di due grandi personaggi, in scena anche i comici del San Costanzo Show. Sentiamo. Il comune di Colli al Metauro ha aderito al festival regionale Marche Storie. Assessore, quando si svolgerà l'iniziativa e a chi sarà dedicata? Allora, l'iniziativa si svolgerà nel borgo di Monte Maggiore al Metauro il 15, 16, 17 settembre con uno spettacolo che ha il titolo Barzellette dal fronte, quindi la sai quella di un inglese, un cartaginese e un romano, che ha come protagonisti due importanti personaggi storici che hanno attraversato il territorio di Monte Maggiore. Il primo sarà sicuramente Winston Churchill, che nell'estate del 44 si affacciò dalle mura del paese per osservare l'avanzata dell'Ottava Armata. E proprio dalle sue memorie ci dà anche la disfatta di Asdrubale, quindi un'altra importante battaglia del Metauro. Questo è materiale per la Rosa della Cecca, che vuole indagare se tra le due battaglie ci sarà un'interconnessione o comunque qualche elemento particolare che ha ispirato i due personaggi storici. Quindi l'evento è scritto e ideato dal San Costanzo Show, quindi nelle persone di Daniele Santinelli e Massimo Pagnoni, con la partecipazione anche del regista del San Costanzo Show, Oscar Genovese. L'ingresso sarà libero? Sì, l'ingresso è libero a tutti gli eventi, anche agli eventi collaterali, quindi la mostra disegni in copertina e le visite guidate al museo di Churchill. Per l'evento principale, quindi lo spettacolo del San Costanzo Show, è consigliata la prenotazione in quanto si terrà al chiuso nel teatro comunale, che ha una capienza limitata. Domenica 10 settembre a Casa Verde Vivo a Bellocchi di Fano si è svolta la manifestazione intitolata Il mondo visto attraverso gli occhi dei bambini. La manifestazione, ideata da Romina Bucchi col patrocinio del Comune di Fano, ha previsto un pomeriggio di spensieratezza e di curiosità attraverso il gioco alla scoperta del mondo dell'educazione stradale. Presenti per l'occasione anche gli agenti della Polizia Locale di Fano e la comandante Anna Rita Montagna. Perché un bambino educato, ha dichiarato Romina, sarà un uomo rispettoso. Nel corso dell'iniziativa è stata poi offerta la merenda dedicata a Rossana, una bimba, ha spiegato l'organizzatrice, che ci ha lasciati troppo presto. Ho preparato, ha detto, un sacchettino di biscotti rossi a forma di cuore, riprendendo il simbolo dell'associazione Tutti i Cuori di Rossana, fondata dalla mamma della piccola. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco andranno in onda le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al progetto di Confartigianato Ancona a Pesaro Urbino intitolato Percorsi formativi in outdoor. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione locale torna domani mattina in diretta alle 7 con la nostra rassegna stampa condotta da Stefania Bonomi. Buona serata.